In questo paese facciamo sempre una questione ideologica, di questioni che sono molto pratiche. E se no noi non appoggeremmo un candidato del campo largo se non pensassimo che questo candidato D'Amico, che è un indipendente civico, è una persona veramente di primissimo ordine, sia culturalmente, sia come rettore dell'Università di Teramo, sia come gestore della società che ha risanato dei trasporti. Io penso che questo vale. Sono le parole del segretario di Azione Carlo Calenda Chieti per sostenere il candidato alla presidenza della regione per il patto per l'Abruzzo Luciano D'Amico. Calenda punta sulla persona di alta qualità, dice, poi spazia sui punti da affrontare, la sanità, la scuola, il lavoro, le infrastrutture. E a proposito, una frecciatina al governo Meloni sulla Pescara Roma con i fondi che spariscono e poi tornano, dice. L'automotive, aggiunge, il farmaceutico, tutti i temi che hanno visto il fallimento del governatore uscente Marco Marsiglio, conclude. No, ma io a Marsiglio non devo dire niente, a Marsiglio devono dirlo i cittadini abruzzesi. Se sono soddisfatti di come ha governato, bene, se non sono soddisfatti c'è un candidato alternativo di grande qualità. E c'è questa particolarità, lei si appella più che agli indecisi al popolo di centrodestra. Ma sono cittadini liberi e devono valutare liberamente la qualità delle persone. Qui non stiamo parlando appunto di un estremista di sinistra, ma di una persona, di un liberale progressista. Ma di che stiamo parlando? Ma davvero noi siamo ancora prigionieri di questo, mentre intorno a noi tutte le democrazie sono in crisi e noi parliamo non della qualità della persona che ci deve governare, ma del fatto se è amico della Meloni o amico della Schlein o amico di Conte. Ma chi se ne frega? Ma incominciamo a ragionare con la nostra testa. Questa è la ragione per cui è nata Azione. E sul rapporto con il PD, il Movimento 5 Stelle e sulla politica nazionale? Se noi non facciamo definitivamente chiudere questa stagione di bipolarismo che siamo tutti d'accordo ha portato al declino dell'Italia, perché la politica si è sempre più estremizzata, si è sempre più sganciata dai fatti, è diventata solamente rumore, gente che si tira addosso le frasi come pietre, no? Succede ogni volta che c'è un fatto di cronaca. Se noi questa cosa non la chiudiamo, costruendo un'area repubblicana che si ispira alla Costituzione, che lavora con pragmatismo e serietà, che è obiettiva, cioè se il governo fa una cosa buona lo dice e la vota. Se noi riportiamo la realtà al centro della politica morirà, perché a votare non ci andrà più nessuno. E questo è quello che vuole fare Azione.